diciamo, anche per studiare bene gli spazi, i tempi, anche perché lavoreremo la cucina a vista. A parte questo menù, diciamo, già appunto disponibile, questi, diciamo, un po' quello che ho provato in questa occasione? Sì, a grosse linee, mi è sembrato sì, molto qualche idea, sì. Quante portate? Sarà una degustazione da 2 o 3 antipasti, primo, secondo e dolce. Ecco, quindi è una proposta abbastanza... qualche cosa di locale. Sì, più assolutamente. Adesso per quanto riguarderà il fenicottero, l'apertura, stiamo già selezionando i piccoli fornitori della zona. Fenicottero rosso, sì. Viene dato poi dal nome dal lago adiacente, dove sono appunto i fenicotteri. Fenicotteri che sono con la famiglia da una generazione. Certo, di cui si parlava appunto. Appunto prima, ecco, quindi queste serate, ci sarà un giorno particolare? Venerdì e sabato. Quindi venerdì e sabato ci sarà questa... attenzione agli assembramenti, immagino che i pelli, come la mascherina, no, come... non abbiamo problemi, anche perché c'è altrettanto verde. Lo spazio non manca effettivamente qui a Faenza, quindi Villa Abbondanzi, e quindi il 5 cucchiai, e quindi fra i piatti in questi che abbiamo detto quanti anni sono di attività? Sono già 3. 14 anni. Esatto, questi 14, sempre lei? No. Ecco, quindi c'è stato qualcuno prima? Sì, sono da 4 anni. Ecco, quindi un piatto che viene particolarmente richiesto, comunque le sta più a cuore? Direi che piatti ci piace variare molto. Ecco. I piatti che sta andando di più adesso, col gambero all'ambasciatore, quello che abbiamo dovuto sostituire a lui. Certo, che è un mare monti, ecco, quindi è diciamo un... La crema, la fava di tonca, quella cotta al vapore, che essendo più un piatto invernale, devo dire che è uno dei piatti forse più si rappresenta. Beh, io se posso, come dire, fare un ulteriore applauso, sicuramente la tartare di salmone. Che a lei piacciono, no? Le tartare, ovviamente usando... Devo cercare di interpretare. Effettivamente la tartare di salmone, ma lei le fa tutti i tipi. Tutto ne so. Chiaramente principalmente deve esserci chiaramente un prodotto di alta qualità, e chiaramente poi ancora più esaltato dalla tecnica appunto della tartare. Ho provato con un salmone norvegese, poi con un salmone scozzese. Questo è dell'Alaska. Selvaggio dell'Alaska, quindi non ha grasso. L'Alaska, devo dire, insomma, con il Black Code, come dire, ci dà conferma che evidentemente ha un po' come nel vino, no? Sì. Poi qui questa sera a cena abbiamo apprezzato molto col Terenzio, che è un po' un ricordo dell'Alto Adige, che lei si è portato dietro. Effettivamente lì abbiamo un buon terreno, diciamo che i vini di qualsiasi vitigno, a parte chiaramente il produttore, sicuramente molto bravo a non rovinare le uve, effettivamente anche lì, per caso di chiaramente il terreno, la zona, chiaramente fanno la differenza, come abbiamo visto anche di presso dei vulcani, eccetera, eccetera. Quindi bene, complimenti, cosa avete fatto in questi mesi di lockdown? Perché mi è capitato. Io personalmente ho recuperato tempo da dedicarmi alla famiglia. Ecco, devo dire che anch'io in un certo senso ero in debito. Abbiamo ristabilito degli equilibri. Anche per lei è uguale la stessa cosa? Sì, più o meno, un po' di studio anche. Studio, perché lei poi non è un sommelier. No, io non sono. Ecco, lei è proprio un papillon, così come lo vediamo, è il maître d'hôtel, anche se magari non ci sono le camere, si chiama così sempre. Sì, ecco. Sì. Ecco, quindi, però ecco, effettivamente col vino c'ha parecchio a che fare, e quindi qual è la prerogativa di chi si occupa solo dell'accoglienza? Cosa chiaramente i sommelier hanno i vini, lui ha sicuramente i prodotti, li deve scegliere, ma chi si occupa di questa parte alla fine è molto importante, perché forse il successo di un ristorante, penso, non so se lei lo ammette, sarà 60% forse, no? Merito di chi accoglie, di chi fa il soffitto in sala, poi il 40% chiaramente rimane per la cucina, poi la divide col pasticcere, chiaramente. Certo. Ecco, quindi cosa c'è per chiudere l'intervista?
Ma sicuramente cercare di capire sempre i clienti e cercare di non dire mai di no ai clienti. E questo forse è, quando magari si va a fare un'esperienza abbastanza importante, è la prima cosa che ti insegnano, al di là dei tempi e dei, della gestione proprio degli spazi, dei tempi. E quindi il cliente ha sempre ragione anche quando ha torto. Può bisogna cercare. Vedete che però è vero, è un po' difficile farlo. Però se comunque... bisogna cercare di... Tipo, non so, magari è capitato a Rosa Alpina, Sant'Uberto, sì. Stelle Misse, Norbert Niederkopf, e magari un bambino vuole la pizza. Esatto. No? Lei esatto. Riuscirebbe a fare una pizza per un bambino che la chiede... di là dobbiamo inventarci qualcosa. Ecco. Qui possiamo ce la faremo, ancora cioè, permetterci qualcosa, penso, no. Non sia un problema. Non ecco. Non magari pure buona. Modo ci fa. Ecco qua, quindi è questo, no? È questo quello. Bisogna cercare di fare happy clienti, si dice, quindi alla fine il risultato è diciamo rendere soddisfatta la clientela. Bene, e sono riusciti a farlo. Io ad esempio ho chiesto di bere poco ma bere più vini, è stato appunto fatto perfettamente. Io salgo in auto, posso appunto guidare senza incappare nei controlli. Che sono tornati ad essere anche quelli del tasso alcolemico. Bene, buone cose per questo 2020. Grazie mille.